Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi continuiamo a parlare del nostro pannello fotovoltaico da balcone con il nostro piccolo microinverter. Ora andiamo a vedere perché si è perso il video, vi rinfresco un attimo l'idea. Praticamente ho acquistato un microinverter, un pannello da 320 watt, un Sonoff POV Origin, un differenziale e un centralino, e ho fatto un'installazione. Abbiamo solamente installato dentro questa scatola queste apparecchiature. Ora andiamo anche a testare come funzionano e poi vediamo anche quanto ci è costato il tutto e se c'è convenuto. Ok ragazzi, a questo punto iscrivetevi qua sotto, così mi potete aiutare a far crescere questo canale, anche perché a 30.000 iscritti ci sarà una sorpresa. Iscrivetevi pure su Telegram Discussioni, è un altro canale YouTube che c'ho, ragazzi, e ora sigla. Allora ragazzi, come ho detto prima, avevo fatto l'installazione nel primo video, ora andiamo a installare tutto. Vi faccio vedere come ho installato tutte le cose sul mio balcone e andiamo a fare alcuni test rapidi e veloci per vedere se funziona oppure no questo. Ok ragazzi, andiamo a vedere sul mio balcone se funziona il tutto. Andiamo. Allora ragazzi, oggi andiamo a vedere come, dopo aver visto l'installazione del nostro Sonoff sulla scatola da 4 moduli, andiamo a vedere, salvavita ovviamente, andiamo a vedere come ho montato il tutto. In pratica in questo momento ho fatto una cosa così veloce, ho collegato il nostro inverter qua, collegato su questo fil di ferro, perché tanto ora poi verrà smontato tutto, ora vi spiego anche come, ed entra dentro il nostro centralino dove c'è il Sonoff. Dal Sonoff esce e va, ho preparato qua una presa, su questa presa qui praticamente la fase che ho da questa parte, segnatelo, anche se lo mettete in verso non succede niente, non raggiungete nessuna cosa, quindi ve ne accorgete subito, lo rimettete al posto e funziona. Ma comunque, se sapete dove è la fase, è meglio per voi. Allora, io ho posizionato questo pannello qui in questa maniera e già con questo sole arrivo a 100 watt, 105 watt. Ora la mia cosa è quella di andare a mettere il pannello su questo muro in questa maniera qua e fare ancora delle prove, dei test. In tutti i casi andrò a posizionarlo qua sopra, che c'ho una qua sopra, che c'ho il ballatoio, oppure vediamo all'interno, si vedrà, che tanto alla fine scende solamente un cavo, questo tipo di cavo qui scende, quindi non mi interessa perché l'inverter lo monterò dietro il pannello. Questo non è il pannello definitivo, perché questo andrà a finire in un altro impianto, che è praticamente l'upgrade del mio impianto. E ora andiamo a vedere anche cosa riusciamo a fare, a cosa riusciamo a raggiungere. Vi dico già che con questo sole così riesco a raggiungere i 105 watt, così arriviamo a 75 watt. Se lo metto trasversale in questa maniera, così trasversale, riesco a raggiungere 105-106 watt. Ora non so se il problema, perché l'inverter è da 700 watt, quindi forse vorrebbe di meno, e il pannello è da 320, ma raggiungo quella potenza. Ora anche colpa del sole, perché il sole in questo momento sì c'è, ma è nuvoloso, quindi già stiamo raggiungendo queste gradazioni così, che non è male comunque, già 100 watt per le nostre cose di mattina è un'ottima cosa. Vi dico che già, anzi ora vi faccio vedere quello che ho fatto ieri, mettendo il pannello trasversale su una sedia, l'ho appoggiato e che cosa sono riuscito a recuperare. Ora vi faccio vedere direttamente sul mio smartphone. Comunque in questo caso sta raggiungendo, vediamo se riesco a farvelo vedere, apriamo l'app. Allora, io ovviamente ci ho tutto fatto col Sonoff, non so se si riesce a leggere, mi metto contro luce, vediamo. Stiamo producendo in questo momento 89 watt, che non sono pochi, non sono pochi. Vediamo se mi riesco a mettere dentro, vediamo. Aspettate un attimo. Ok, in questo momento stiamo
raggiungendo 86 watt e 49, quasi 90 watt. E abbiamo 1 A e 11. Abbiamo già da stamattina 0,13 kW oggi, e da quando io l'ho attivato abbiamo già raggiunto 0,62 kW. Ragazzi, non è male come è posizionato, quindi questo fotovoltaico da balcone non dico che è potentissimo, ma ci fa risparmiare qualche cosina. Ok, ora andiamo a vedere tutto, vi faccio vedere direttamente lo smartphone. Ok, allora io ho qua il mio Sonoff che l'ho chiamato pannello da balcone e già lui ci sta dicendo che sta raggiungendo 88,59 watt ed è qua praticamente. Ora vi faccio vedere, facciamo delle prove. In pratica questo qui è quello che abbiamo raggiunto. Andiamo a vedere ieri in pratica ho raggiunto 0,46 kW, ma non c'era tanto sole, ragazzi. Pomeriggio proprio non ha fatto proprio sole. Da premettere, dove è posizionato il mio pannello solare, incomincia il sole già dalle 7 di mattina, però alle 12 purtroppo mi va a calare il sole sulla pensilina, quindi non arriva più sole sul nostro pannello solare, sul mio pannello solare. Ora vi faccio vedere una cosa. Allora, usciamo da qua. Usciamo da qua, andiamo sul mio Home Assistant. Vi faccio vedere. Scusate un attimo. Vi faccio vedere. Praticamente abbiamo 170 watt di consumo in questo momento. Se io ora vado a staccare il pannello solare, lo stacco da qua dal Sonoff, ok? E vado di nuovo a vedere. Andiamo a vedere che abbiamo 252 watt, quindi di risparmiare stiamo risparmiando anche se c'è poco sole. Quindi ritorniamo e riattiviamo il pannello. Aspettiamo qualche secondo che si va a raggiungere la potenza. 0 watt, 8,6. Ora si va a aumentare poco 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 poco, piano piano ritorna ai suoi 80 watt. Scusate l'attesa, purtroppo va piano piano. E ora andiamo a ritornare, torniamo di nuovo al nostro Home Assistant. Ecco qua, e abbiamo 167 watt, quindi quel poco di corrente che possiamo recuperare la recuperiamo così. Quindi il mio pannello è un pannello da 320 watt e il microinverter l'ho messo da 700 watt per non far lavorare male il nostro microinverter. Ho messo anche il Sonoff perché così, visto che il pomeriggio non recupera niente, gli ho detto che verso un certo orario si deve staccare e non lavora. Quindi, essendo che non lavora, si consuma anche di meno e la vita del microinverter dura molto di più. Ok, a questo punto ora io andrò a fare delle modifiche, andrò a posizionare il mio micro inverter e il mio pannello al muro direttamente e poi magari lo posizionerò in alto, ma no, in questo momento era solamente per farvi vedere che funziona e funziona veramente bene. In questo caso siamo a 168, il nostro pannello sta dando 88,42 con tutto con l'esposizione del sole e nuvole che ci sono e l'ombra della ringhiera, quindi sta funzionando. Ok, ragazzi, in pratica poco sole in questa mattinata, però sta raggiungendo sempre gli 80-90 watt. Messo così, dovete mettere che qui c'è l'ombra di questa della ringhiera e quindi dà problemi. Se è messo per trasversale arriverà l'ombra verso le 12 qua e verso l'una si chiuderà tutto, quindi prenderò un bel po' di sole e quindi lo andrò a posizionare in questa parete qua solamente per fare la prova, ma non sarà definitiva perché potrebbe essere lo vado a mettere qua sulla ringhiera di fronte frontale. Ci vogliono dei bei rinforzi per tenerlo, che lui pesa in tutti i casi. In tutti i casi ora facciamo questa prova e vediamo cosa succede. Allora, ragazzi, ho posizionato il pannello solare al muro, così almeno prende un po' più di sole. E ho posizionato dei supporti in PLA, no, scusate, non è in PLA, l'ho fatto in ABS 1, 2, 3, tre supporti che tengono il mio pannello solare più un fermo che serve per bloccarlo e non farlo volare. Più dovrò andare a montare questi
qua per spostare il pannello dal muro e quindi dargli un poco di inclinazione. Quindi in questo momento stiamo consumando, anzi stiamo ricevendo 100 watt e 35, non penso che sia la migliore delle cose perché dovremmo arrivare a meno a 200 watt, comunque il pannello vi ricordo che è da 320 watt, quindi dovrebbe essere un po' di più. Ok, ora andiamo a vedere, abbiamo 100 watt e 35, se io vado a vedere quando stiamo consumando a casa, scusate un attimo, ingresso, allora abbiamo 287 watt di consumo dentro la casa. Se io vado ora a spegnere e quindi levare i 100 watt, vado di nuovo a casa, siamo a 376 watt, quindi questi 100 watt me li sta inserendo dentro casa tramite la spina che c'è lì. In questo caso ho messo ancora l'inverter appoggiato qua sulla pianta, povera pianta, e ora poi la sistemiamo, mettiamo un pochettino più pulito, anche se questo qui è una cosa precaria, poi la leverò completamente da qua, non deve stare qua questo, poi andrà in un altro posto, anche perché qua non prende tanto sole, però se avete la possibilità di poterlo fare lo spostate. Io in questo caso sto facendo solamente delle prove. Ok, se io invece vado a riaccendere il son off, abbiamo ora la potenza, ora sale a poco, 14 watt, 20, 44, 61, 74, e ora si stabilizza intorno ai 100 watt, 92, 96, 97, 98. Ok, lui poi va a stabilizzarsi, ma noi andiamo a vedere ora che siamo praticamente a 254 watt. Ora andiamo a vedere come poter fissare questi supportini messi qua, così possiamo tranquillamente spostare il pannello senza avere problemi, e vediamo se alzando l'inclinazione riusciamo ad avere più margine di potenza, anche perché ancora abbiamo 98 watt. Ci vediamo dopo. Allora, sono le 11:30, il pannello è quasi tutto coperto. Ora questo pannello io lo scenderò, però non vi farò vedere perché cerco di recuperare un po' di energia anche solare, ma già alle 11:30 viene mezzo pannello coperto, quindi abbiamo un 10-11 watt di recupero, non serve a niente. Quindi questo pannello lo scenderò e lo alzerò dal muro, lo metterò con 10 cm spostato dal muro per cercare di prendere anche verso le 12, anche perché c'ho sopra la pensilina e quindi non va bene questa cosa, ma sono tutte cose che stiamo sperimentando. Io sto prendendo anche delle misure dove arriva l'ombra, a che ora e dove. Quindi ora questo qui lo scenderò tutto, lo abbasserò e lo metterò qua, poi andrò a gestirmi tutto, ma penso che il video finirà qua. Comunque funziona, andiamo alle conclusioni direttamente e andiamo a vedere che cosa siamo riusciti a fare. Allora ragazzi, scusatemi la mia allergia, purtroppo ce l'ho e non se ne vuole andare. Comunque, allora andiamo a vedere cosa abbiamo acquistato per fare questo tipo di impianto. Allora, la prima cosa che abbiamo acquistato è il nostro microinverter, che costa 113,79. In tutti i casi vi lascio anche il link qua in descrizione, così magari se volete andare ad acquistare lo potete fare direttamente già da questi link. Allora, abbiamo acquistato il microinverter e un pannello da 320 watt, che questo mi sembra che è 400, infatti qua ci dice che è 400 watt perché non ho trovato il 320, va bene lo stesso, funziona benissimo anche lo stesso. Poi ho acquistato questo centralino qua, lui ci dice 5 moduli, ma dovrebbe essere anche 6, dove vado a inserire, addirittura qua ci danno anche i giravite, dove vado a inserire un salvavita da 16A e il nostro Sonoff POV Origin. Non ho messo quello col monitor perché non mi serve. Poi ho comprato 5 metri, qua c'è da 10, va bene lo stesso, 10 metri di cavo 3x1, 3x1,5 dovrebbe essere, vediamo se è vero, 3x2,5 addirittura questo qui, va bene lo stesso, funziona lo stesso, anzi meglio per voi. E per finire ho preso anche una spina.
Quindi la spina 1,65, 19,69 è il cavo, 27,99, 28,90, 16,16 euro, 19 centesimi, 113,79, 269,90. In questo caso io ne ho presi due perché ne avevo due. Vabbè, andiamo a vedere quanto viene a costare il tutto. Allora ragazzi, andiamo a vedere quanto viene a costare tutto. Viene a costare circa intorno ai 500 euro, forse non li passiamo con un pannello solo. Andiamo a vedere. Allora, mettiamo prima un pannello solo che viene 269,90. 269,90 più. Aggiungiamo il nostro inverter, il micro inverter, 113,79. Più aggiungiamo questo centralino che è 16,19 euro. Una volta che aggiungiamo questo, siamo a 400 euro circa. Andiamo a mettere il nostro salvavita che è 28,90 euro. Poi ho messo il nostro Sonoff POV, questo qui, origine senza lo schermo, perché tanto lo schermo a noi non ci interessa, anche se il prezzo siamo là con là, non, poi questo vedete voi, e viene 27,99. Più abbiamo il cavo 19,69, più aggiungiamo la spina 1,65 uguale a 478,11 euro. Questo solo con un pannello. Se volete aggiungere un altro pannello, dovete aggiungere altri 269 euro. Conviene, non conviene, questo lo dovete vedere voi, dovete capirlo. Se voi volete fare qualche cosa, qualche esperimento che faccio, che sto facendo io, lo potete fare benissimo, tanto non c'è niente di pericoloso, anche perché non si prende corrente, ragazzi, non ce n'è. Però dovete stare sempre attenti quando fate questi impianti. Se vi fate aiutare magari da qualche tecnico, non fa nemmeno male. Quindi, anche se questo qua è un canale fai da te, però ripeto, sempre con la corrente, non si gioca, non si scherza, stiamo sempre attenti, mi raccomando. Quindi, se aggiungete un altro pannello, mi raccomando, non prendete questo 400, prendetene un altro almeno da 300, ne prendete due da 300, perché devono camminare sempre uguali. Se ne prendete uno da 300, prendetene un altro da 300, quindi devono essere uguali, e aggiungete il costo, facciamo finta che sia questo, più 269,90. Andiamo con due pannelli a 748. Conviene, non conviene, questo non ve lo so dire. Io l'ho fatto perché a me piace fare questi esperimenti, quindi continuerò anche ora a fare altri esperimenti. Ripeto, io mi so muovere con la corrente, quindi non ho nessun problema a fare queste cose, anche perché fortunatamente ho la mia qualifica e quello che sia di elettricista, quindi posso farlo tranquillamente. E ragazzi, se dovete mettere questi pannelli da balcone, li dovete mettere fuori dal balcone, comprate delle staffe belle robuste che non ho messo qua. Non so quanto possono costare, ma ci saranno intorno ai 100-150 euro in più. Quindi dovete mettere tutto quello che acquistate, dovete mettere su quello che vi costa, ragazzi. Quindi pensateci bene prima che fate questi impianti. Comunque, se volete fare, volete giocare, lo potete fare. State attenti sempre alla corrente. Ok. Conviene o non conviene? Io ce l'avevo, ragazzi, mi conviene, sta funzionando. Ripeto, io ho montato un altro pannello e facciamo poi un altro video su con l'altro. Facciamo un altro video con l'altro pannello perché poi diventava troppo lungo. Già il primo video che avete visto è anzi andato molto bene, anzi vi ringrazio. Iscrivetevi, registratevi qua sotto al mio canale, condividete, magari a qualcuno può servire. Anche questo è l'altro video. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Andiamo alle conclusioni finali e vediamo come, cosa ne pensiamo, cosa ne pensiamo. A dopo. Ok ragazzi, abbiamo visto tutto come funziona, quanto costa il tutto, e se conviene, non conviene, questo non lo so. Però c'è una novità, sto testando altre prove, in pratica mi è venuta la felice idea di posizionare un altro pannello da 320, quindi sono due pannelli. Ho posizionato un altro pannello in serie, quindi ora abbiamo due pannelli e abbiamo 640 W.
watt, ma non ci arrivano mai a 640 watt, non ho capito come funziona questa cosa, ma molto probabilmente sarà l'inverter, anche perché in questi giorni abbiamo avuto poco sole, ma sono riuscito ad arrivare intorno 100-150 watt all'incirca con due pannelli, che secondo me va male. Però conviene, non conviene, magari i pannelli posizionati un po' meglio di quelli che ho posizionato io potrebbero anche servire. Io vi posso dire che sono sceso anche sotto i meno 2 watt, sotto i meno 3 watt, quindi stavo dando 3-4 watt all'Enel, stavo regalando. Anche perché quei pannelli là fuori non ci staranno mai, perché prima o poi cioè in questi giorni li smonterò dopo che faccio tutte le prove, e poi se ne parlerà se metterli sul terrazzo oppure no, anche perché questi qua sono pannelli che devono andare sul mio impianto di upgrade del mio impianto fotovoltaico, quello off grid a isola. Ok ragazzi, che dirvi, conviene, non conviene? Dipende questo da alcuni punti di vista vostri. Se avete tipo 150-200 watt da recuperare, questo potrebbe funzionare. Se però mettete che a me funziona solamente dalle 8 praticamente fino alle 12, anche perché il posizionamento dei pannelli non è giusto, quindi anche deve essere il vostro balcone deve essere puntato bello sud-est. Quindi più è puntato sul sud-est più sole prende, e gli diamo anche una piccola inclinazione, magari 10 cm spostati dal muro, non ci fa male. Ok ragazzi, potete lasciare anche qua sotto dei commenti, così ne discutiamo, ne parliamo, se volete, oppure potete anche iscrivervi al mio canale Telegram, che è là dove ci sono le discussioni, possiamo anche parlarne anche là, quindi direttamente con tutti gli altri iscritti. Ok ragazzi, che cosa dirvi? Io vi ringrazio di aver visto tutti e due i video. Non mancate per il prossimo, perché sarà, anche se sarà un piccolo video, breve video, però ne parlerò, perché ho posizionato, ripeto, un altro pannello e diciamo che c'è stata una piccola svolta, però sto facendo altre prove. Ok ragazzi, a questo punto io vi chiedo di iscrivervi qua sotto, lasciare un like e condividere con tutti. Mi raccomando, ci vediamo a un prossimo video. Ciao, grazie.